Perché gli dèi mi tormentano con figli tanto sconsiderati, distruttivi e blasfemi? Padre, ascolta, io... Silenzio, parla il faraone. Io tento di costruire un impero e il vostro unico, costante pensiero è quello di divertirvi ad abbatterlo. Non vi ho insegnato nulla. Non devi essere così severo con te stesso, maestà. Sei un ottimo maestro. Non è colpa tua se i tuoi figli non hanno imparato nulla. O essere blasfemi, sì. Vero. Padre, la colpa è mia. Io ho incitato Ramses, perciò sono io il responsabile. Responsabile. Conosci il significato di questa parola, Ramses? Comprendo, padre. E comprendi anche il compito al quale la tua nascita ti ha destinato? Le antiche tradizioni? Quando passerò all'altro mondo, diverrai tu l'astro del mattino e della sera. Un tempio danneggiato non distrugge secoli di tradizione. Ma un anello debole può spezzare la catena di una potente dinastia! Potete ritirarvi ora. Padre! Padre, lo sai che è stata colpa mia. Devi essere così severo con lui. Mosè, tu non porterai mai un fardello pari alla corona che io tramanderò a Ramses. Lui non deve permettere a se stesso di farsi sviare. Nemmeno da te, figlio mio. La sola cosa a cui tiene è la tua approvazione. So che risponderà alle tue aspettative. Gli occorre solo un'opportunità. Forse. Forse è così. Vai ora. Vi vedrò entrambi questa sera.